Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 56esima puntata della serie su Farming Simulator 17. Siamo sempre qui, quello del brasiliero in compagnia di DVD. Ciao a tutti. Budir. Ciao a tutti. Energy. Ciao ragazzi. E dovrebbe esserci anche Edo. No, non c'è, è morto. Vabbè, sarà in bagno. Allora ragazzi, qui adesso abbiamo andato un po' avanti il tempo, i nostri animali sono molto bisognosi, soprattutto i suini che dopo andremo anche a vendere perché ce ne sono troppi e no, poi non riusciamo a star dietro a tutto quanto. Le vacche hanno bisogno di un po' di acqua, beh, dopo vi vedremo, un po' di paglia e quindi iniziamo qua con la paglia. Come vedete qua è stato stoccato, diciamo, è stata stoccata la paglia, il fieno. Che c'è solo, ci sono solo 16 balle e erba, che ci sono praticamente 3-4 balloni di erba e basta, quindi assolutamente bisognerà andare a tagliare un po' d'erba e fare tutto il necessario. Certo ragazzi, adesso si crea un po' un problema perché, come potete vedere, l'altezza dei caricatori purtroppo, beh, uno dice beh, prendi tre pile e le tiri via, però insomma sarebbe un po' rischioso, si rischia si rischia un po' di far cadere tutto e quindi necessita qui un mezzo adatto per portare magari anche tutti e quattro balloni contemporaneamente nel caso per esempio della razione mista. Intanto vediamo di portare qualcosina, giusto perché non muoiano di fame senza devastare il mondo. E dopo della regia molto 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 occhio, biogas è pieno di piso e fra poco si allaghiamo, quindi venite a prelevarlo, grazie. Ok, e abusa che si dirò stralimare, insomma. Sì, un fungo nucleare sul biogas. Sì, è stato tutto sotto controllo. Come vedete ragazzi, non è semplice sempre prelevare i balloni di paglia e oltretutto anche il tanto quanto peso, e come vedete con questa bena qua non riusciamo a portare tanta roba. Adesso ne ho portati due, uno è caduto, quattro pile sono state, diciamo, rabattate per terra, ma non volevo dirlo perché dopo se Edo lo sente dopo potrebbe... vabbè. E niente, quindi adesso vediamo sono 10 e mezza dire qualche parte. 10 e mezza di mattina, io penso che possiamo andare benissimo da Energina a vedere se ha ancora lì qualcosina per noi. Dato che gli avevamo detto che passavamo a prendere le cose. Però prima voglio liberare un po' di erba dalle vacche qua, perché è una cosa proprio... Guarda. L'Everest d'erba c'è qua. Marco, ho una notizia buona. Le patate sono in offerta al 30. Bene, quindi bisognerebbe anche raccogliere patate. Allora adesso guarda, intanto vediamo di sistemare le vacche e dopo passiamo alle patate, tanto il tempo. Oh qua, aspetta, intanto qua così le nostre bacchette hanno di che nutrirsi. Vabbè, dai, adesso qua ragazzi dobbiamo rifare il picco, il caro micciatore, però assolutamente serve le attrezzature adeguate per portare i balloni, portare le cose varie. Ora adesso vediamo, specie che abbiamo DVD, sentiamo se mi porta a store e dopo torniamo a casa con l'attrezzo. Pronto? Pronto? Arti, dimmi. Pronto? Pronto? Dai, puoi portarmi fin da Energina, che ho andato a fare. Ma se giù come io, dai, sarà sul tappo, metti un litro. Dai, se sarà il tappo, aspetta, provi a pisarlo, non se lo fai in moto. Ehi. Ti dai il vaghi in moto. Dai, arrivo. Aspetta, oggi su qua, su qua entro Capanon. Ma dove? Ah, ma dire. Aspetta, dai, che moto, sora. Un attimo, tocca montare anche su JJ qua. Vai, accelera. Vedete che mi giro a fare. Taga giro faro, che dopo arriva la polizia. Il clima va bene, è stato a meno 57 gradi, ho avuto a meno 190. Mago, non so, tipo i ghiaccioli
i baffi qua, non no, so se... Ah, ormai, sta tranquillo, non sta preoccupato. Ormai Richard è morire di ipotermia. Ma sì, qua si è che ammazza caldo. Oh. Vediamo che non c'è nessuno a destra, a sinistra. Maria, vai, che chi c'è? Guarda come che... Vale, ma perché oggi sempre... Oggi 11. Perché va a prendere le robette al supermercato a fare il frattempo, stasera, cenetta, così. Ma di quando è che mettiamo due bandinelle sui passaruota di sto JJ? Ma cosa? Sono mica che ho più problemi. Occhio, va dritto. Bandinelle non serve. Fa solo peso in più. Ma fa più trazione, più peso, più trazione. Sì, questo tira anche se non pesa nella vecchia. E soprattutto regalato. Quindi... Guarda, che c'è scritto qua, warning, no rumai col freno a mano, no caputarsi, praticamente, no caputarsi e mettersi a cintura, e cintura ti, no, non per niente. Mi ciccio, sempre a te. Ma vai, oggi te va di che cadeva l'altro che stava, anche su cavemo. Lo cavemo? Sì, no, sulla che, dopo se venimo a macchina e dice che non te la no. Anche perché là. Non andrà mai venduto. Perché giocare così da vedere sempre il suo regalo qua. Dai, stua JJ qua, fa così. Buongiorno. Buongiorno. Sono arrivato col tuo regalo, guarda. Vieni a vedere. Oh, guarda, ma lo tieni sempre sporco lurido però. Cioè, fa lavorare il capo. Vabbè dai, ti farò fare la lavatina. Bravo. Allora qua, io do una Ciugini, lavata a metto a rete antipiccioni, amico. Allora, l'ho già messa io sul tetto perché avevo tutti i vetri incrostati. Secondo me deve essere passato luglio da qualche settimana perché ho visto anch'io. È uno che conosco che alleva piccioni sgionfi. Come e... alleva piccioni? Sì. Ma ci siamo ridotti a sti livelli. Sì, può essere che lo conoscerà. Insomma, vabbè, dai. Vabbè, dai. Perché dopo così schitti dappertutto. Allora, cosa le serve? Ah, mi menzionava l'altra volta, mi sembra, della pala, no? L'ho tenuta qua, guarda. Sì, no, stavo guardando questi macchinari strani qua. Sì. No, mia va grazie alle macchine. Questo qua è per le barbabietole, questo. Sì, ma costeranno una fortuna. Questo costa 325.000 euro, è stato ordinato da un imprenditore e deve venire a prendere oggi pomeriggio. Ah, bestia. L'ha lavato, guarda sì, che sì, no, bello. Volevo una pala per, sa, per... c'è sgorbietto qua, il JCB, guarda che bello. Ma bene. questo qua no, no, non va bene. Che non è carburato, guarda che brucia tutto. Ferma, guarda, mi tocca pagarlo, se tu rompi te lo detrago da busta paga. Ciao, avrei questo qua, ma mi sembra un po' troppo piccolo perché si è comprato il Bico Mega Pica là. No, optavo perché questo qui è un po' scomodo, che dopo devi allungare il braccio, accorciarlo. Questa qua è la via di mezzo, se no quella più grande che ho è questa qua, il JCB. Mi piacerebbe più questa qui, anche perché insomma, dopo potrebbe essere utile anche per altre cose, no? Poi ha la forca qua, gliel'ho montata io, che fa sia balloni, sia insilato e sia altre cose, insomma. Sì, molto bene. Dopo sicuramente ci saranno altri attacchi, benne, cose sì, così, sì, magari. Sì, attacco universale, può attaccarci quello che vuoi. Così. Ma che bella. Picco anche all'immigrato, cos'è ora. Vabbè, allora... Anche dai. La Zavora qua dietro, va, che roba. Ah sì, davvero, neanche visto. Sì, gliel'ho messa perché dopo per carichi pesanti certe volte si impennava in avanti, allora gliel'ho messa io sta qua. Ah, beh, Beh, di fabbrica anche su JCB sarà di fabbrica. Sì, originale. Sua originale, adattata e studiata. Skate, studiata apposta per sicuramente tutte le sospensioni e tutto quanto. Vabbè, allora dai, prendo questo qua che più dice... sono 230 cavalli a 182.000 euro il macchinario, più vabbè 4.100 la forca della sconto. Cioè, 4 ferri, me la sconta, ok. Poi. Sì, vabbè, tanto... Ma Marco, portiamo a casa anche questo. Cosa? No! Devi prendermelo un imprenditore, oggi che mi taglia... Non sta a toccare niente che...
Va bene. DVD, se te vuoi, te tocco questo qua trattore qua rosso, no, guarda no, che bello. No. Guarda, qua forca anche un po' per le ame. Guarda, amico, questo qua, a posto. Beh, che questo qua è energina, no, che tu magari hai, se no a sta ora. La smetti di guardarmi. Mi guarda il collo. Va bene, allora dai che firmiamo le carte qua. No, non più vengo. Sì, è stato prima, sono appena arrivato anche perché sono andato a prendere un po' di distanza qua che siamo alla vostra, siamo lavorando. Sono andato a prendere una carta per il macchinario. Dai, aspetta che firmiamo a posto. Allora, posso tornare a casa direttamente adesso, subito? Sì, però aspetta che la tiro fuori io perché ho avuto altre esperienze con lei che non mi sono piaciute. Insomma. Aspetta che tiro via il giorno, se no mi... No, non, per informazione, non si chiama lampeggiante, ma si chiama girofaro. Ma cosa stai dicendo, girofaro? Si chiama girofaro. Occio. Potrebbe, deve stare attenta perché se arriva dopo la polizia dice girofaro. Ma non lei... è così larga per strada o si chiude sta palla qua? No, guarda, stai bene attento, apri gli occhi. Sì. Orbeno, vieni qua. Quindi siamo a posto? Tutto a posto. Va bene, dai. Guarda che sto davanti che faccio scorta perché è il tuo fuori così. Sì, no, perché sì, Mario anche... Anche mezzo nuovo così vedere un attimo così se va benissimo così si può utilizzare anche per rastrellare il giardino quando ci sono le foglie di autunno quando sono le foglie per terra certamente bene dai che andiamo va bene ciao vabbè così adesso possiamo fare il nostro caro miscelatore con dei mezzi di tutto rispetto prendendo appunto le balle senza problemi e sta forca qui va bene anche per l'insilato però con i spuntoni così riusciamo a prendere sicuramente anche le balle di paglia, di erbo, di fieno, di quello che ci serve e certo bisogna stare un po' attenti alla rotazione perché ruotando la forca davanti si sposta magari bisogna stare attenti a non capotare qualche fila perché dopo Edo Ari potrebbe leggermente alterarsi però sono piccolezze. Torniamo a casa che momenti siamo bello. Che bello pulito che è già A posto. Saluto! Saluto! Vabbè! Vedo qua ci hanno chiuso la lama o la palla davanti. Vediamo subito prendendo questa. Oh qua. Vai. Una subito. Tac. Se fa presto a prendere tutto quanto. Guarda, è anche bello alto. Sufficientemente alto. Bene, una messa dentro, ne mancano tre. Adesso vediamo di inforcarne tre sul colpo. Occhio adesso. Vediamo se. Volevo farne andare una mano, ma. Sì, no, aspetta, volevo fare una prova. Una prova tattica lavorando in interno cabina. Adesso qua mi ha preso 3. Guarda. Il doso meglio che non ti venga sul capannone dei vai. No, è stato prima perché il mezzo era troppo piccolo e quindi è successo quello che è successo. Adesso qua abbiamo un ballone che rompe un po' le scatole, allora vediamo di scherzare. Alza. No, uscita. Tira tutta la palla verso di te. Sì, lo so, volevo liberarmi. Sì, no, mi liberavo. Buongiorno. Edo, partiamo a Buongiorno. Comunque è molto pratico, bella larga, comoda. Guarda, tacchete. Ah, che adesso c'era il fieno. Certamente. Beh, l'immigrato lui che ha la sala Trevi. Però magari è meglio andare in esterno cabina, giusto per avere un controllo migliore. Allora 4 balle quindi basta che vai sulle 2 alla fine dice allora, bene che vedo 2 devi andare sulle 2 sopra no tutte quante se no devi 8 ma Marco devi venire dall'altra parte forse dall'altra parte devo così
Ma no, qua si vai, si è messo così, quasi a faccia. Orco campo, è se doppia fia. Ma guardavo. No, gli altri fuori lamentato. Caro. Caro vincitore. Mi dice che sia bionda la regia. Sì, un camion. Vabbè, dettagli. Alza, alza. Allora, 1, 2, 3, 4, A. Alza. E se si è. Come, ma perché è qua? Numeri alza strani. Perché dai, sarà un peo. Ecco, a posto. Boom, va avanti. Dai, avanti. Boom, boom. Au. Alza, leva verso di. Dai, in drio. Oh, qua. Scursa. Scursa, in base scursa. Dappi il coso, il quinto di A. Tremo basso, capannone nuovo. No, ma si devo fare rally o si devo dare direttive e usare la pala? E tu se non tenete a fare che sarebbe il più grande che riesco a fare, se devo. Ah no, se so di fare mi so che ieri di taglio a piedi, ieri di fare una cosa. Dai, dai, scarica posto, guarda dove. Guarda, ti sapevo mica uno andava fuori, sicuro come. Vabbè, si tratta di prendere. Vabbè, dai. Sto ancora leggendo il libro di distruzione. Citando le abilità tecnico-scientifiche precedentemente dite da ma. Tecnico quelli. Da. Adesso carichiamo un po' di insilato. Vediamo se carica direttamente l'insilato anche da qua. Sì. Così vediamo anche quanto insilato carica. litri di insilato, però devo dire che ha una dischetta capienza, viene fuori un rettangolo di insilato. Eh sì, ve lo prende proprio il rettangolo da te. Dai, 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 andiamo avanti. Molto comoda, molto bella. Anche da utilizzare. No, due palate e mezzo. No, tre da palate. Da utilizzare 10, anche in interno cabina. È splendida. Hai modo po'. Si riesce a vedere benissimo ogni movimento. Vabbè ragazzi, andiamo, facciamo, finiamo sto carro. Guarda che bello. Però si vede un po' poco una volta alzato tutto. C'è la tettoia qua che intriga. Dai, un'altra palata dopo si muove. Ultima palata. Oh, potresti prendere erba e paglia che manca. Dopo finiamo di sistemare le Siamo nostre. Siamo a 200 vacche giuste, vabbè. 200 vacche giuste. Porco can, il muro dietro. Guarda, specchietti retrovisori, giusto per vedere. Sì, che tanto poi non resteranno sani. Bottino con altre persone intelligenti. Oh, c'è la razione mista. Sì. Posto? Un'altra? Sì. No, posto. Bene. Vediamo un po' di paglia. Un po' di paglia e un po' di erba. Allora, erba gliela diamo tutta. Dopo, ragazzi, ci mettiamo anche a facciare l'erba, a facciare il prato. Anzi, immigrato. Per fattore una fattrice più grande. Fattore il decispugliatore, per piacere. Ma no, falcia. Oh, Marco, vieni qua che c'è un buccio d'erba. Beh, ancora, avevo appena svuotato prima. Sì, ma vieni qua che c'è un buccio d'erba, tanto tu sono con l'erba qui. Ma intanto faccio il giro con la paglia qua, che vedo che c'è qualche ballone messo un po' maluccio, allora magari. Intanto prendiamo questi qua che sono un po' in esterna. Ecco qua, intanto ne prendiamo 8000 litri e via. Allora ragazzi, le nostre vacche per il momento sono a posto, il maiali sta andando bull deer e lo sto facendo un po' maiali, un po' vacche, un po' pecore, e adesso è tempo finalmente di andare a raccogliere le nostre patate. Come potete vedere, DVD è già partito a tutta manetta. Adesso noi dobbiamo dispiegare qui il nostro attrezzo, perché appunto lavoro un po' di lato. Accendiamolo. Ed ecco qui tutto il sistema di nastri che dopo portano via il tutto. Allora, vediamo un attimo qua di settare scusami, di settare un attimo la GPS, perché lavora un po', come dire, così in, di lato, e quindi ho bisogno di
prendere un attimino le misure, vediamo la bocca e la raccolta. Infine prende due file, ragazzi, quindi non è che facciamo i propri chilometri. Ecco qua. Sì, è macchinetta un po' lentina, ecco, però insomma dai, ce ne sono abbastanza. Aspetta un attimo che vediamo sto casone qua se... No, adesso mi voglia sapere come che, dove che scarico le mie patate per terra. E lasciarlo col mouse. Aspetta che sarà... che sarà altri 100.000 bottoni da poter premere. No. Allora, questo no. Rotazione col tasto no. Guarda, guarda sull'F1. Questo ma no. Bisogna fare CTRL Z per modificare il... adesso il blade distruzione. Allora, allora, solleva, no, estendi condotto, tasto 10. Porca puttana. Dio. Unbeat. E ora adesso ci interegui. Oh là. Bene. Possiamo dire di aver esteso il condotto. Adesso qua è un attimo problematica la faccenda. Dovresti andare sempre in tombo con quella. Perché se mi passo così adesso. Ora, qua... che taglio il campo in mezzo, così da mezzo. Ma più che altro fa anche fatica a vedere dove raccolgo qua. Ti stai in termocabina, ti stai a lato del gogo del campo. Ma adesso mi vo contro mande di Udi. Aspettami un attimo che tanto. Aspetta un attimo, adesso. Adesso vediamo di raccogliere, perché è una raccolta mica tanto. Vabbè, intanto vediamo, così facciamo due passate, dopo vediamo di sistemare il tutto. Così vediamo se anche Matti, che è arrivato, prima non c'era. Oh là, patate non sono scaricate. Producono molto meno le patate, come potete vedere. Aspetta, ma prendi anche meno larghezza, ricordi? Sì, beh, è vero. Comunque. Sono solo due file qua, macchinari un po'. Sto campo qua sarà lungo e dall'arrozzo. Me ne vedo, non riesco a avere mai la durata dei lavori di questo campo. Comunque. Non riesco a avere il dolore del Del macchinario. Da prima. Beh, guarda Marco, anche se il video è Peggy 90, mi posso guardarlo tranquillamente, quindi. Oh, aspetta, adesso si vede le piantine ben dove che. Sì, Marco, perché Mattis è del 28 e puoi guardare Peggy 90. Vabbè, certo. Mino ogni ancora. Ok, ora sì, ci siamo, vediamo le due file qua delle piantine. È perché il macchinario non lavorando in centro è un po' un attimino un problema a volte. Allora sarà un attimo un problema andare dritti più che altro. Qua se a cloche decide di fare il suo lavoro, buono, se no fa volo out of balcon. $11,000 quasi. Bene. Muy bien. Però vi attacco pigroso. È stato un incontro. No, era bene. Bene ragazzi, stiamo procedendo sempre con la raccolta di patate, come vedete il rimorchio si è un po' riempito. Quanto siamo arrivati? 84-85. È un po' lunga qui la faccenda, prende due file alla volta, bisogna tenere sempre questa inquadratura perché il GPS praticamente non si riesce a settare, almeno si potrebbe settare, ma è un problema
bisognerebbe fare il giro parte opposta del campo e continuare a modificarne praticamente come il cane a zucchero. Sì, un po' come il cane a zucchero, sono prodotti che magari rendono anche, ma sono laboriosi da lavorare con piccoli mezzi, così per due file alla volta al campo un po' grandino. Come vedete abbiamo fatto pochi metri, abbiamo fatto 10-15 metri fino adesso. Vabbè ragazzi, niente, allora adesso qui noi proseguiamo, intanto DVD si sta prendendo avanti per poi liberarsi per altri lavori e niente, proseguiamo. Bene ragazzi, dopo un bel po' di tempo siamo arrivati a quasi a fine campo, ci sono dato anche un po' il cambio con altri operai per spezzare un attimo, perché altrimenti qua la cosa diventava molto molto prolungata. E bene, appunto, manca questa passata e una righetta, abbiamo fatto un bel po' di litri e adesso direi che anche per questa puntata è tutto, finiamo il capo, finiamo anche la puntata e dopo tenetevi prontissimi per la prossima puntata, perché ci sarà molto insilato, molti lavori da fare, ci sarà magari anche la vendita qua delle nostre patate non fritte e al forno, no, patate lesse non fritte, che non si chiamerebbero neanche patate in realtà, avrebbero tuberi. Un loro nome, no, pomi della terra si chiamerebbero. Ah, è pom de terra. Appunto, pomi della terra, no patate. Sul titolo del video vedrete scritto pomi della terra, raccolta dei pomi della terra. Beh, le segna che metto l'indialetto veneto, i pomi de terra. No, è il pomo par terra, è un'altra roba. No, quello si mai stassi là, perché abbiamo un discorso nei commenti. Dopo va il verme dentro e esatto. Una brutta cosa. No, anche peso. Vabbè, ultima righetta, dopo abbiamo quella raccolta finale. E dopo vedremo un attimo magari di andare velocissimamente. Anzi, vuol dire potresti già andare al treno a vedere quanti litri di patate abbiamo fatto, tenendo conto del quantitativo su rimorchio e prevedendo quante ne raccogliamo nei prossimi due minuti. Non ho capito niente, ma va bene. Vai al treno a vedere quante patate abbiamo fatto. Però sei vuoto? Vuoto, sei vuoto? No, non sono vuoto e manca anche l'ultima righetta, ma va bene. Vai al treno a piedi, dai, morte, migrante. Oggi se metto a correre come un dannato, neanche dai, a Bolt così curità. Metti olio sui ginocchi. Vabbè, tiriamo su queste ultime. Era l'ultima righetta qua da qualche parte. Allora qua. Giusto per non sprecare nulla. Sei arrivato? Sì, allora, patate 196.500. Vabbè dai, 196.000, un po' di litri c'hai su di morchio, quasi 200.000 litri di pomi della terra raccolti. Bene, direi che anche per questa puntata è tutto, ringraziamo gli operai, abbiamo appunto Buldir. Ciao a tutti. Poi abbiamo Energy. Ciao ragazzi. Abbiamo Stagista. Ciao a tutti. E poi chi c'era? DVD che è andato via mi sembra, e vabbè, salutiamo noi perché non si saluta da solo, e anche Edo, e lo salutiamo noi perché non si saluta da solo. Bene. Terminato anche qui, i freni hanno un costo di manutenzione. Allora, infatti, ecco qua, poco qua i nostri pomi della terra. Ebbene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!